questo tipo di messaggio propagandistico si impernia su molte tesi differenziate, ma di cui tre sono principali. Quali sono? La prima, e qui stiamo parlando delle nostre fondamentali, principali ragioni per un no secco, definitivo, senza appello a questo progetto. La prima tesi qual è? È che il traffico sul corridoio del Brennero, il traffico su gomma, il traffico merci su gomma è in crescita continua, irreversibile, non può che andare avanti in questa maniera, e la ferrovia nuova è l'unico sistema per poterlo spostare dall'autostrada. A parte l'annotazione che questo tipo di previsioni utilizzano metodiche scientifiche sballate, perché proiettano il dato storico con un tipo di operazione matematica che insomma, si chiama in un certo modo, ma è inutile, proiettano il dato storico per sempre, in un futuro indeterminato, senza tenere conto di nessuna variabile, come per esempio il costo dei carburanti, l'abbattimento della domanda di merci, l'apertura della rotta artica, che farebbe fuori una grandissima parte del traffico sul Mediterraneo che poi con la ferrovia e con la gomma si muove lungo la direttrice Adriatico-Rotterdam-Brema-Anversa. E guardate infatti che cosa succede. Succede che questa è una previsione da parte dei progettisti 2008, confrontata con i dati di traffico del Ministero dei Trasporti svizzero, molto affidabili questi dati. Questi dati ci dicono che mentre le previsioni di traffico sulla ferrovia storica grosso modo corrispondono al dato reale, questo non accade affatto per il traffico merci su gomma, che nel 2010, previsto dai progettisti su questo punto, è in realtà inferiore di 10 milioni di tonnellate l'anno, pochi grammi. In realtà il problema del traffico sulla A22 esiste, come esiste sulla 13, sulla rampa nord, è molto importante, però va affrontato con un altro tipo di operazione, di scelte, perché dipende da altre ragioni. Guardate, il 15 marzo di quest'anno è stato rifatto il calcolo dei costi sulle due autostrade. Sulla parte austriaca un tir di 40 tonnellate paga 86 centesimi a chilometro, sulla parte italiana ne paga 17. Non c'è nessuna modalità, nessuna invenzione che possa spostare questo traffico che viene sulla rampa sud del Brennero per la enorme convenienza dei costi su un altro tipo di modalità di trasporto. Ed è per questo, solo perché costa così poco, che al tunnel, scusate, che al Brennero transita circa un 30% di cosiddetto traffico deviato, cioè del traffico che non segue la strada ragionevole e razionale tra destinazione e tra origine e destinazione, ma segue la strada della convenienza dei costi. Allora, detto questo, e chiarito che per diminuire il traffico merci sulla A22 vanno affrontati i problemi veri, e cioè prima di tutto il riequilibrio delle tariffe tra i vari alpini, diminuendo così quel terzo che abbiamo detto prima, va anche aggiunto che in Italia c'è una fortissima esigenza di misure di politica del traffico che sposterebbero un altro terzo del traffico dalla 22. Quali sono queste misure? Il rispetto degli obblighi dell'autotrasporto, pesi, ore di guida, eccetera, eccetera, non ve lo devo dire io. L'introduzione di divieti settoriali. Non si capisce perché sulla gomma in Italia debbano essere trasportate le piastrelle, le putrelle di cemento, i tondini d'acciaio, tutta roba che può andare tranquillamente sulla ferrovia e che in buona parte dell'Europa va sulla ferrovia. Contrastato questo tipo di meccanismo dall'Unione Europea, che è schierata insomma,
come dire, non sempre a favore degli interessi più ragionevoli. Però comunque è possibile. Perché in Austria deve essere vietato il traffico pesante notturno e in Italia no? Perché la borsa dei transiti alpini, che è un sistema di contingentamento dei tetti di traffico su gomma, non è possibile attuarla in Italia? Perché in Italia noi non possiamo addebitare all'autotrasporto i costi veri, cioè i costi ambientali, i costi della salute? Se così fosse, il traffico che viaggerebbe su questo tipo di percorso sarebbe estremamente ridotto. Allora, fatta fuori la prima tesi ragionevole, la seconda è che insomma, la nuova linea del Brennero rientra tra le priorità dell'Unione Europea nella programmazione delle grandi reti di comunicazione, e di conseguenza l'Italia è obbligata a realizzare questo progetto perché lo impone l'Europa. Questo non è assolutamente vero, perché tutti i documenti europei sul programma delle grandi reti di comunicazione dal 1995 circa fino a oggi e fino a domani, perché la stessa cosa è presente nei lavori di revisione di questo tipo di programma, punta all'ammodernamento delle reti di comunicazione nei corridoi come quello del Brennero, ma non impone assolutamente come unica soluzione interventistica l'alta velocità, ma anche l'eliminazione dei 220 passaggi a livello che c'è stata lungo la linea del Brennero fa perfettamente parte del tipo di intervento finanziato dall'Unione Europea. Non c'è bisogno, non è obbligatorio realizzare l'alta velocità. L'alta velocità la vogliono per forza le classi dirigenti di questa provincia e in parte le classi dirigenti di questo paese, economiche e politiche che siano. Qual è la terza tesi? Che si combina perfettamente con le due precedenti. Ci dicono che comunque qualsiasi misura di contenimento del traffico merci sull'autostrada del Brennero sarebbe vanificata dal fatto che la ferrovia storica è praticamente vicina alla saturazione. Perché? Perché la ferrovia storica avrebbe una capacità totale massima possibile di 18 milioni di tonnellate l'anno, oggi ce ne passano 14, di conseguenza, siccome saremo sommersi da quell'enormità di traffico di cui si prevedeva prima, noi non possiamo che costruire una nuova ferrovia. Balla micidiale. Da tutti i dati di operatività di Trenitalia Cargo, quindi da tutti i dati di operatività del trasporto merci ferroviario in Italia, discende che le ferrovie storiche, e in particolare la ferrovia del Brennero, è esercitata, cioè è organizzata per trasportare merci su convogli ferroviari su 250 giorni equivalenti, il che significa che non passano merci per 250 giorni, ma significa che il carico massimo di 250 giorni è spalmato sui 365 dell'anno. Ma questo tipo di operatività è fallimentare, totalmente inefficiente. Secondo criteri standard di gestione europea, Svizzera e austriaca in particolare, di questo tipo di linee, su questa linea ci possono passare tranquillamente 350-400 treni al giorno, di cui 180-220 merci. Questo significa che, a fronte di un dato odierno che è quello di 14 milioni di tonnellate nette anno trasportate sulla ferrovia storica, ce ne possono passare, con un criterio di gestione appena decente, 34 milioni, cioè 2,5 volte di più del traffico attuale, alla faccia della saturazione. Tenendo conto poi del fatto, alla faccia della saturazione, che il Brennero è inserito in un contesto di valichi ferroviari transalpini che nell'insieme è sottoutilizzato intorno al 30%, in Valsusa la sottoutilizzazione è il 27%, tanto per chiarire. Oggi si calcola che questi i valichi principali, il Brennero, il Frejus, il Gottardo, il Serpione e il Tervisio,
potrebbero trasportare 150 milioni di tonnellate l'anno se gestiti in modo decente. Le previsioni di traffico ferroviario al 2005 sono meno della metà, senza considerare poi che sta per entrare in esercizio il nuovo tunnel del San Gottardo, che quindi assorbirebbe ancora più traffico e quindi renderebbe la media del 30% ancora più bassa, ed è entrato in funzione il Lötschberg in Svizzera nel 2008. Allora, insomma, quali sono le motivazioni vere e profonde di questo tipo di progettualità? In qualche modo è già stato anticipato prima, qui bisogna confermarlo con molta nettezza e senza alcuna esitazione. Depredare risorse collettive. La depredazione di risorse collettive attraverso la grande infrastrutturazione ferroviaria è cominciata in Italia negli anni 1991. Adesso non è questa la sede per rifare in modo accurato, puntuale, la storia di quello che ormai passa sotto il nome di modello TAP. Però è stato messo in piedi un meccanismo economico-finanziario che ha generato costi enormi a vantaggio di poche grandi società di costruzioni, e nello stesso tempo ha generato grandi somme destinate alla spartizione tra partiti e criminalità organizzata solo a carico dei bilanci pubblici, con un meccanismo complessivamente molto molto articolato e complicato, che però in poche parole può essere spiegato in questo modo. C'era bisogno di una provvista finanziaria per pagare i lavori. Nel momento in cui i lavori venivano pagati con gli appalti sui cantieri, si conoscevano prezzi molto alti e spartizioni clientelari. Il debito pubblico occulto che è venuto fuori in Italia attiene e riguarda la prima fase, cioè la fase della acquisizione delle risorse finanziarie da spendere sui cantieri. Perché? Perché sono state create dalle Ferrovie dello Stato delle società per azioni di natura completamente privata, le quali avevano una componente di partecipazione di privati che avrebbero dovuto mettere insieme al 60% delle risorse pubbliche spese sostanzialmente dalle Ferrovie dello Stato un 40% di capitale di apporto privato. Quel 40% non si è mai visto, è diventato invece il risultato di prestiti acquisiti dal mercato finanziario, sì da società private incaricate della realizzazione delle linee TAV, ma garantiti dallo Stato. E quando l'esercizio delle linee non ha consentito la restituzione di questi prestiti e le società sono saltate per aria e non esistono più, non c'è bisogno che vi dica a carico di chi sono scattate le garanzie sui prestiti. Tanto è vero che, questo è un esempio che si ripete continuamente, nel 2007 l'Unione Europea ha costretto l'Italia a fare emergere in bilancio questo debito occulto che si era prodotto, e a fronte di 90 miliardi di costi accumulati l'Italia si è trovata a dover esporre un debito pubblico di 13 miliardi di euro, che fino a quel momento non era assolutamente né emerso né conosciuto. Ora, questo che noi chiamiamo modello TAV è entrato in crisi sostanzialmente sta entrando in crisi per la sua totale impresentabilità, e perché in effetti ha generato dei costi spaventosi, perché poi a livello di cantieri anche lì c'è stato un momento di grande spreco di soldi pubblici per prezzi molto elevati, per compensi forfettari assicurati ai cosiddetti general contractors, cioè quelli che convogliavano tutti i lavori e poi li ridistribuivano. Questo è ancora un altro filone di scandalo incredibile. Comunque questo modello zoppica, perché costa troppo e perché fa troppo schifo.
in sostanza. Però l'ingegneria finanziaria si è molto impegnata nell'aggiornare questo modello in questi ultimissimi anni e ancora ci ripropone la possibilità di realizzare lavori pubblici, grandi infrastrutture inutili, in condizioni di deficit di bilancio, facendo proseguire praticamente indisturbata, come voi vedete insomma dalle informazioni che circolano, la politica delle grandi opere inutili. Come? Sostanzialmente attraverso un meccanismo di riforma della cosiddetta finanza di progetto, si stanno attirando nel settore anche delle grandi infrastrutture ferroviarie capitali privati che non verrebbero mai dentro il settore. Perché? Perché è un settore storicamente e strutturalmente non redditizio, non è come l'autostrada. Il capitale privato che interviene nella realizzazione di un'autostrada ricava dai pedaggi il suo compenso perché ottiene una gestione trentennale, cinquantennale, voi conoscete la storia attuale del rinnovo della 21, ottiene quindi la possibilità di recuperare i capitali investiti. Nelle infrastrutture ferroviarie che normalmente funzionano fuori mercato, perché è così, questa possibilità non c'è. Allora l'intervento, il nuovo intervento del capitale privato come viene incentivato? Attraverso la concessione sostanzialmente a carico, indirettamente o direttamente, dei bilanci pubblici, quindi producendo un nuovo debito pubblico, di un bel numero di facilitazioni che fino a ieri sembravano incredibili e che invece si materializzano nella serie di manovre economiche del governo Berlusconi del 2011, nella prima manovra economica del governo Monti e nel decreto liberalizzazioni che sta per essere approvato dai due rami del Parlamento e trasformato in legge. Facciamo qualche esempio perché insomma è molto interessante. Abbiamo defiscalizzazioni a tutto campo, compensazioni del tipo, qui non l'ho scritto, ma ci sono addirittura restituzioni ai capitali privati che entrano nel settore di incentivi pubblici abrogati precedentemente per legge e che vengono rimessi a disposizione. Abbiamo un abbattimento eccezionalmente ampio di tutti i vincoli procedurali. Facciamo l'esempio delle valutazioni di impatto ambientale, già sono una procedura di insomma caricaturale, ma saranno quasi azzerate anche quelle. E poi per esempio una cosa molto, molto grave, molto preoccupante, sono previste consegne alle società private che intervengono nel settore di beni pubblici o anche beni privati appositamente espropriati a fini di valorizzazione. Ora, questa parola valorizzazione dovrebbe dirci parecchio, insomma, ma un esempio anche abbastanza banale, quale può essere? Può essere quello della piana di Sorni, dove quei territori agricoli possono essere espropriati, consegnati ad una società che interviene con capitali propri per realizzare una parte di opera o tutta l'opera, e così ci vediamo insieme alla nuova ferrovia del Brennero, tratta all'aperto di 1,3 km nella piana di Sorni, anche qualche magazzino industriale, qualche impresa residenziale, qualche nuova fabbrica, qualche forma di valorizzazione di beni pubblici o privati altrui. Non solo, ma abbiamo la possibilità di vederci imposte tasse locali di scopo. Abbiamo la possibilità di interventi anche della Cassa Depositi e Prestiti con l'uso del risparmio postale. Abbiamo i cosiddetti meccanismi di cattura anticipata del valore. Cattura anticipata del valore è un procedimento molto complicato che è stato sperimentato in Italia a partire dal 2004, ma che sostanzialmente, anche se io ve la metto in una maniera un po' comica, è questo. Il mio progetto, una volta realizzato, passa non lontano
dai terreni di un comune che per questo insomma sono da considerare valorizzati. Il comune di conseguenza conoscerà un aumento di valore economico di quei terreni. Beh, una parte di quel valore economico, se non ti dispiace, me la versi subito. Questo tanto per dirci. Meccanismo di cattura anticipata, procedure molto molto più sofisticate, ma la sostanza è questa. Non vi dico, no, invece ve lo dico, è come, dell'ultima invenzione. Il capitale privato che interviene nel settore potrà essere aiutato, incentivato simpaticamente attraverso l'emissione di project bond, che sono praticamente obbligazioni di progetto. Quindi società per azioni che intervengono con proprio capitale nella realizzazione di questo tipo di imprese possono emettere obbligazioni specifiche, collocarle sul mercato. È ammesso che gli investitori istituzionali le possano comprare. Gli investitori istituzionali sono per esempio i fondi pensione, le compagnie di assicurazione, i fondi di assicurazione sanitaria, eccetera, eccetera. Per ora è ammesso come facoltà, magari domani ce le troviamo come patrimonio obbligatorio. E quindi indirettamente come un'altra forma di sottrazione indiretta, occulta di risorse pubbliche. Dovete considerare che insieme a questo enorme corpo di favori al capitale privato che interviene, anche i territori sono investiti direttamente da operazioni di incentivazione, opere compensative come quelle che si promettono in Valsusa, ma avrete 3 miliardi di spese ma di che? Ti promettono riduzioni di tassazione locale, risorse finanziarie integrative come quelle che vediamo anche qui, soprattutto in Alto Adige, per esempio, occupazione militare per i territori che resistono, come insomma abbiamo ben visto all'inizio della serata. Ecco, noi abbiamo concluso, siamo contenti se ci sono domande, richieste di approfondimento o comunque una qualsiasi forma di discussione.